Bene, mi sono appena accorto che ho appena finito di registrare un Q&A Sunday, quello che doveva essere questo Q&A Sunday, e praticamente l'audio del microfono non c'è stato, perché si è bloccato dopo 1 minuto e 59, il che significa che io sono andato al computer, ho iniziato a montare il video e praticamente avevo una traccia audio che durava 1 minuto e 59 contro quasi 10 minuti di video. Capite bene che adesso sto rifacendo lo stesso video sperando che il ragazzo qui non mi abbandoni. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo Q&A Sunday 2.0 perché lo sto riregistrando praticamente, vi ho detto, è capitato questo piccolo inghippo e quindi andiamo a leggere di nuovo le domande di oggi. Di nuovo, o meglio, per me di nuovo, perché ci ho già risposto a tutte, cioè a tutte queste domande a cui risponderò ora. Io 2 secondi fa ho risposto a tutte, ora lo devo rifare, vabbè, facciamolo. Luca Morotti, Q&A, ma il futuro iPhone 6S farà una versione CE come è successo con iPhone 5S? E per te come sarà? Apple per il futuro cambierà design all'iPhone 6S come è stato con 5 e 5S? Vabbè. Allora, no, non credo che ci sarà un iPhone 6C perché l'esperimento che Apple ha fatto col 5C probabilmente le è bastato, il telefono ha venduto, ma forse non così tanto come si aspettava Apple, tant'è che hanno rimosso la versione da 16 e da 32 giga, le uniche in vendita fino a non molti mesi fa, lasciando l'unica versione da 8 GB ad un prezzo decisamente più accessibile. Quindi credo che l'esperimento 5C sia andato bene, ma non abbia pagato, quindi non vedo perché Apple dovrebbe ripeterlo. Dal punto di vista del design, su iPhone 6S mi aspetto qualche piccola modifica. Nulla di che, diciamo, come ci sono state su iPhone 5S dopo l'iPhone 5, quindi il Touch ID ad esempio non cambierà, in quel caso è cambiato, il True Tone Flash era cambiato, però diciamo complessivamente il telefono era lo stesso, quindi qualche piccola modifica così, giusto per farlo vedere all'occhio che si tratta di un 6S e non di un 6. Andrea Cugini, che differenza c'è tra un video girato a 30 fps e uno girato a 60 fps? Quello a 60 fps... Quello a 60 fps andrà lievemente più lento dati i maggiori FPS? Allora Andrea, no, è un po' di confusione perché gli FPS sono i frame per second, quindi le scenette, diciamo così, che vengono registrate in ogni secondo. Più un video ha FPS, più diciamo la fluidità di quel video, la si può apprezzare. Ora mi spiego. Se io questo video lo sto registrando a 30 frame al secondo, significa che in ogni secondo che voi state guardando ci sono 30 scenette registrate dalla fotocamera. Se ce ne fossero 60, noterete i miei movimenti molto più fluidi rispetto a come li state vedendo ora. Però, diciamo, questo per un video di questo tipo non è il massimo, perché non è un video dinamico, è un video abbastanza statico, non c'è bisogno di questa caratteristica. 60 fps vanno bene invece per video, ad esempio, all'aperto, di scene dinamiche, tipo auto in movimento, tipo il vento che fa muovere gli alberi, cose di questo tipo. Perché appunto ci sono più scenette, quindi la fluidità di quei movimenti che ci sono, che sono più veloci, qui come vedete la scena è abbastanza statica, se non stessi muovendo le mani come un deficiente, probabilmente sarebbe del tutto statica, quindi non c'è bisogno di più FPS. C'è ancora più bisogno di FPS negli slow motion, e lì sì che c'entra il discorso del rallentamento, perché avendo molti più FPS a disposizione, quando noi portiamo fuori dall'iPhone o da qualsiasi altro prodotto un video registrato con più FPS, al computer siamo in grado di accorciarne la durata, diciamo rendendo più lento il filmato, facendo lo slow motion, ma preservando tutti quei frame al secondo che ci consentono comunque di vedere un video fluido anche se va più lento. Se io portassi questo stesso video sul computer e lo andassi a rallentare così com'è, potrei rallentarlo davvero di pochissimo, perché poi inizierebbe ad andare a scatti, perché gli FPS, i frame al secondo, non sarebbero più sufficienti per garantirmi una ripresa comunque fluida. Quindi questa è in sostanza la spiegazione un po' di cosa sono gli FPS, di perché Apple ha introdotto i 60 fps su iPhone 6 e insomma perché scegliere i 30, 60, 120 o 240. Federico Bizzac, Q&A, sei un grande, si potrà prendere iPhone 6 o 6 Plus con FastWeb? Non credo purtroppo, per il momento non ci sono state offerte e in passato, insomma, non ricordo di abbonamenti Fastweb. Per il momento sono soltanto 3, Vodafone, TIM e Wind, ma non sono neanche sicuro su Wind, quindi forse
Fastweb sicuramente no. Federico Camilleri, ti volevo chiedere, io vorrei prendere un iPhone 6 Plus, che versione mi consigli da 16 o 64 giga? Io nel mio telefono ho sempre molte canzoni, molte applicazioni, immagini, che dici, mi basta quello da 16 o quello da 64 va meglio? Ragazzi, le virgole, altrimenti non riesco a capire. In ogni caso, 16 giga sono pochi, l'ho già detto in un altro video, 64 sono forse anche troppi, però diciamo al prezzo del 32 giga di un anno fa vanno più che bene. Poi dipende da quanto vuoi spendere, perché l'iPhone 6 Plus da 64 giga già arriva sui 900 e passa euro, quindi non è poco. Se puoi farne a meno, e questo è il ragionamento che io ho sempre fatto fino a quando ho comprato iPhone 6, ne ho sempre fatto a meno, sono sempre riuscito a usare un 16 giga facendo rinunce chiaramente, però non mi sono mai spinto oltre perché non ne avevo la necessità. Quest'anno ho iniziato ad avvertire la necessità e quindi sono passato ai 64. Direi, se è il tuo primo iPhone, se è la tua prima esperienza, prova un 16 giga, magari per i primi 14 giorni. Poi se non dovessi riuscirci a convivere, a farci stare tutto ciò che vuoi all'interno, allora in quel caso puoi sempre riportarlo all'Apple Store, restituirlo al negozio e prenderti il 64. Shark Wolf, ciao Andrea, andrai mai all'iTunes Festival? Ma seriamente, l'iTunes Festival non è una di quelle cose che mi ispira tanto, cioè per carità è bello poter sentire insomma i concerti di grandi artisti, è comunque un evento organizzato da Apple, sì sì, tutto questo per carità, però non lo so, non mi ha mai ispirato più di tanto. Certo, se Apple mi pagasse la trasferta, se mi paga il biglietto dell'aereo, l'hotel e se mi dà pure qualcosa in omaggio, allora forse un pensierino. Luca Morosi, Andrea, quanto ti dura la batteria? Allora ragazzi, no, in realtà questa volta risponderò a questa domanda perché, vedete, io non è che non voglio rispondere alle domande sulla batteria, è semplicemente che se me le fate dopo 2 giorni che ho l'iPhone, chiaramente non posso darvi una risposta consapevole di ciò che appunto volete sapere. In ogni caso, io ora questo iPhone sono arrivato ad un'autonomia molto scarsa, però vi leggo i dati di utilizzo. Mai attaccato alla corrente da più o meno ieri sera, quindi ha fatto molto standby prolungato e utilizzo discreto. Ho 6 ore e 48 minuti di utilizzo e 15 ore e 26 minuti di standby. In realtà ho detto, non stavo facendo un test nella giornata di ieri, quindi è un test un po' sfasato, diciamo, temporalmente, perché non si riesce a capire, cioè chiaramente non arriverò a fine giornata oggi perché c'è stato tutto lo standby notturno. Però ripeto, rispetto ad altri test che ho fatto quotidiani, giornalieri, appunto svegliandomi alle 8 di mattina e ricollegando il telefono la sera, l'alimentazione, sono davvero riuscito quasi sempre ad arrivare a fine giornata. Fine giornata chiaramente si intende le 10, le 10 e mezza, poi io sono il primo per cui la giornata non finisce in realtà alle 10 e mezza, ma finisce dopo mezzanotte. Però vi ripeto, si arriva agilmente a fine giornata. Chiaramente ragazzi, se voi prendete l'iPhone così come iniziate a installare di tutto e poi avete lo schermo al 100% così che vi acceca, è chiaro che non otterrete forse neanche la metà dei dati di utilizzo che ottengo io. Io da sempre, da anni, sto sempre attento all'ottimizzazione del mio dispositivo, tant'è che ho fatto un video, ve lo ricorderete, in cui vi spiegavo come ottimizzare la batteria dell'iPhone e quel video ha fatto molte visualizzazioni, ha avuto molti mi piace e io ancora oggi leggo commenti molto positivi di gente che mi dice: Andrea, hai proprio ragione, questi consigli che mi hai dato hanno migliorato notevolmente la batteria del mio iPhone. Quindi il problema qual è? Che molta gente compra l'iPhone e poi pretende che duri, a prescindere da ciò che si fa, che deve durare tanto, perché un iPhone non è proprio così ragazzi, come tutti i telefoni, va ottimizzato. Quindi ad esempio le notifiche push che tutti conosciamo consumano tanta batteria, le notifiche push per me, parlo per me, di Farmville che neanche ho installato, non fatevi strani pensieri, non mi servirebbero a nulla, quindi le ho disinstallate, le ho disattivate. Le notifiche di Facebook invece le tengo attive perché mi interessa sapere se succede qualcosa. Allo stesso tempo l'aggiornamento in background di applicazioni stupide, cioè come Meteo, no? Meteo non mi serve che si aggiorni in background, quando mi interessa vedere il meteo vado e la apro. Oppure anche i servizi di sistema, ci sono tante funzioni del GPS sempre attive su iPhone che sono completamente inutili e fanno consumare batteria. Quindi tutto questo, un'ottimizzazione seria del dispositivo e poi appunto la cosa più importante è la luminosità. Io non supero mai metà, il 50% di luminosità sul mio iPhone perché uno ci vedo bene, due iPhone 6 è ancora più luminoso, tre so che se supero quel livello consumo più batteria.
Quindi è importante ottimizzare il dispositivo per farlo durare di più. Non basta dire, oh che brutto questo iPhone, mi dura poco, dura di più iPhone, dura di più. No, non servirà, basta ottimizzarlo. Se lo ottimizzate, vi ripeto, potete guardare il mio video sull'ottimizzazione della batteria, di sicuro ve lo garantisco al 100%, riuscirete a fare almeno da un valore 2 ore in più di utilizzo, che non sono poche, e svariate ore in standby in più, provate per credere. Bene ragazzi, io sono Andrea Cervone e vi ringrazio per aver guardato questo nuovo Q&A Sunday, vi ringrazio per le domande, fatemele nei commenti di questo video per il video di settimana prossima e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti! Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicati all'iPhone di Apple.